sembra un pupetto. L'amore di mamma. Chi non va bene agli animali, non va bene manca alle persone. Caruccio, ma dove l'hai comprato? Hai i soldi dei miei gatti, no? Comunque, lui certo non le farà mancare niente. Quella che abita di fronte a me, poveraccia, è rimasta con 3 bambini. E che, davvero, davvero? Dai, pianta, la nostra. Oh! Che bestia, mica. Ma come fai a passare? Io devo scendere. Oh, ma distrosi. Ma che bello, sta a fare il casino. Io sono diventato pazzo. Io c'ho una strizzetta. Se mi chiama a me, mi sparo. Sì, pronto. Chi è? Ah, sì, sì, va bene, passamelo, passamelo. Ah, buongiorno. Ma no, 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 non mi disturbi affatto. Ah, sì, 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 stai tranquillo. Accidenti, ma lo sai che ora sono... Ti avevo detto di svegliarmi alle 6:30, amore. No? Se c'è una cosa no, che detesto è dovermi sparticolare. No, non ti preoccupare, tutto bene. E poi ormai è troppo tardi, ti odio. Ah, sì, sì, per me va benissimo. Ma qualche faccia, sembra un fantasma. Però a Montecitorio, eh. Sì, preferisco che venga tu da me, se non ti dispiace. Ok, d'accordo, a più tardi. Perfetto, sei rimasto anche senza dentifricio. Tesoro, che cosa succede? Lo sai che voglio essere a casa alle 7, ma tu non hai messo la sveglia. L'hai fatta apposta, scommetto. Sei il solito egoista, il solito schifoso egoista. Scusa, siamo venuti a letto alle 2. Io poi stamattina non ho neanche impegni alla camera, quindi pensavo che avremmo anche potuto... Dei tuoi impegni di politico me ne sbatto. Se permetti ai miei che penso. Ginevra si sveglia alle 7:30 e voglio che mi trovi in casa. Tutte le mattine alle 8 Alberto ovunque sia mi chiama e anche se di certo non mi rimprovera, io voglio che mi trovi a casa al mio posto di madre. Che matrimonio esemplare. Andare in giro alle 9 del mattino in abito firma, da sera mi prenderanno firma. Per una pazza o una mignotta. Perché alle 7 che cosa cambiava? Non respirare. Ecco. Pronta. Ah, ce l'hai fatta. Ti ricordi di chiamare il presidente? È lui che deve chiamare me da Milano per confermarmi l'incontro di stasera. Arrivo a casa appena in tempo. Lo vedi? Io lavoro per te e tu invece te ne stai a poltrire a letto. Abbi almeno la carineria di darmi l'autista. E va bene, prenditi pure il mio autista. Ciao. Amore. Però rimandamelo subito, capito? Sì, boss. Contessa. Quando dormo qui deve svegliarmi alle 6:30, gliel'ho già detto 20 volte, non intendo ripeterla ancora, è il suo mestiere, contessa. Mi fa... Ah, la borsa! È sul tavolo, contessa. Sono mica cieca. Sì, contessa. E voglio anche che mi porti un caffè caldo, capito? Va bene, contessa. Buongiorno, contessa. Buongiorno, cazzo.